Ciao a tutte stelle web, qui è Casino di Questa che parla. E oggi siamo qui con una nuova lotta Wi-Fi. Allora, questa lotta dovevo assolutamente portarla sul canale per tanti motivi. Allora, prima di tutto, questa lotta la faccio contro il mio amico Federico H Double Wise 91, mi sembra, su YouTube. Comunque il link del suo canale lo trovate in descrizione come al solito. Seconda cosa, Federico è... come cavolo si chiama? È l'admin supremo del gruppo Horas Ita, dove io sono admin, che appunto negli ultimi video avete visto per chi guarda la... come cavolo si chiama? Per chi guarda la descrizione dei video, che ho aggiunto il link per quel gruppo, dato che io faccio... ne sono admin, ogni tanto faccio dei giveaway. Infatti in questo momento stavo facendo un giveaway per Kingra, ma non credo che questo episodio lo caricherò prima della fine del giveaway, quindi sì. Iscrivetevi, aspettate per qualche altro giveaway da parte mia o da parte degli altri. Comunque, hey, iscriversi a un gruppo Pokémon non fa così tanto male. Poi, altro motivo per cui ho dovuto fare questa lotta assolutamente. Come potete vedere dal mio team, è un team Trickroom. Io finalmente, grazie al PokéX, sono riuscito a farmi i Pokémon da Team Trickroom. In pratica mi sono bridato i Pokémon, mi sono fatto i moveset e poi dopo col Pokéx ho semplicemente aggiustato lì le IV e le EVS, così da essere sicuro che possono giocare al meglio. E sì, non sono pazzo, utilizzo Duvot in Trickroom. E oh mio Dio quanto mi piace quell'Excavalier. Allora, come potevamo vedere dal mio team, troviamo un Jellicent che, mamma mia, le difese speciali che ha. Ci troviamo un Marowak perché ha un attacco, oh mio Dio. Excavalier che è la stella del team perché è dannatamente OP Excavalier. Devot che l'ho messo nel team semplicemente perché mi serviva un Pokémon, un altro Pokémon tipo acqua. E beh, Devot mi piace un casino, lo preferisco Samurott, lo preferisco di gran lunga Samurott. Poi ho scelto Mega Udino perché mi serviva una Mega, mi serviva qualcuno che settasse la Trickroom, mi serviva qualcuno che potesse passare anche un desiderio, e comunque Mega Udino ha delle difese. Poi ho messo Gradigon perché, per coverage e perché fa male, Gradigon fa male. Il problema è che le ho sbagliato la natura, non la natura. Mi sa che gli ho sbagliato l'abilità. Gli ho dato carta vetro al posto di forza pura. Mi sembra che la sua altra abilità. Comunque questi aggiustamenti li farò più tardi. Intanto vediamoci questa lotta. Dalla parte avversaria lui comincerà con il suo Ambipom. E io predictando il suo Ambipom e quindi anche il suo bruciapelo, inizio con Jellicent. Via! Parte la sfida con Stefano. Allora, come ho detto prima, io parto subito di Medusa per poter evitare il suo bruciapelo e per poter settare la Trickroom senza problemi. Lui qui fa... beh, sbaglio un attimo perché... boh, si aspettava qualcosa, forse semplicemente ha miscliccato. Io vado di Trickroom e decido di andare di idrovampata sperando di scottarlo. Qui arriva un bel brutto colpo e lui mi attacca subito di acrobazia. Probabilmente uno di quei set con il bijou normale. Recupero vita ovviamente e decido di cambiare in Medusa per mandare in campo Iris e fargli fare danni grazie a carta vetro per poter iniziare a swipare. Lui purtroppo non mi attacca e decide di swizzare normalmente per mandare in campo Goku, alias il suo Mega Pidgeot Shiny Flawless Blue Pentagon, suppongo. Mamma mia, Mega Pidgeot. Non l'ho ancora utilizzato, è una delle poche Mega che non ho ancora utilizzato. Io qui vado di un safe Dragartigli, essendo una stab, essendo la mossa più forte che potessi fare, mi sa. Ma non ne sono sicuro. Lui va di Tifone, vede che non mi confonde, vede che non mi fa tutti quei gran danni e quindi decide di switchare per non rischiare. Manda in campo il suo B-Sharp, che è shiny e bellissimo, però preferisco la versione normale.
si becca un brutto colpo, ma non c'entra, non conta niente, perché lui va di danza spada aspettandosi che magari io cambiassi per mandare in campo un altro Pokémon con la Trick Room. E invece no, decido di sopportare un suo colpo perché ero sicuro di reggerlo perfettamente, e per poi andare di un potente fuoco pugno che lo one shot. Decide di mandare in campo Latias per farmi cambiare Pokémon a forza, perché non c'era speranza che sarei rimasto lì. Almeno non ci sarei rimasto vivo. Lui va di Dragobolide e io ho detto vabbè, mi farà dei tanti danni ma comunque lo reggo. E invece no, perché critta. E quindi sì, si è rifatto dell'Ax che gli ho fatto io prima. Lui perde qualche vita e io restabilisco un pochino di vita dalle mie Medusa, ma non servirà a nulla dato che Latias è decisamente più veloce, dato che il mio è un Pokémon da Trick Room. E quindi bye bye Medusa, hai fatto quel che potevi. Bene, Assorbisfera. Mando in campo I Am The Fairy e ecco la mia Audino che resiste benissimo alle mosse fisiche, ma proprio benissimo. Decido quindi ovviamente di farlo Mega Evolvere proprio seduta stante, perché Audino normale è leggermente useless. Beh, forse con avanzi dura anche di più, ma sono dettagli. Vado subito di Distorta Zona e Scialla. Vado di Desiderio perché ero intenzionato di fare uno switch e mandare in campo un Pokémon per reggere perfettamente. Lui va di Fuoco Fatuo, missa, ma non è tutto sto granché perché io avevo Rintoccasana e quindi bye bye. Mando in campo Devot che lui predicta la sua entrata e reggo, non me l'aspettavo, reggo il suo Fulmine. Decido di cambiare per non rischiare, non ero sicuro di mandarlo KO con Conchilama, perché sì, lo utilizzo con Conchilama e non con Cascata per il semplice fatto che l'animazione di Conchilama è più faiga. Lui manda in campo il suo Ludicolo perché resiste alla perfezione le mosse di Devot. Io qui faccio un altro switch e mando in campo Excavalier, ossia il mio Lancelot. Cioè, mando in campo Lancelot, il mio Excavalier. Qui ho tantissima paura che lui mi bruci con un'idrovampata, quindi cambio. Mando in campo I Am The Fairy per reggere il suo colpo e per poter mettere di nuovo la Distorta Zona. Lui va di Parassiseme per poter recuperare vita e per stollare un po' il matchup, dato che aveva davanti un wall, anzi il wall, nelle tier basse almeno, in O1 non è tutto sto granché purtroppo. Cioè, non è che non è male, però ci sono Pokémon migliori che possono fare il suo ruolo, tipo Chansey, oppure Zensi. Decide di mandare in campo Latias e io qui vado di Desiderio per recuperare vita. Il turno successivo. Sì, ciao. Come direbbe Bido, film Mystery Dungeon, esploratori del cielo, tempo, spazio, oscurità e bla bla bla. Mando in campo di nuovo Lancelot, non mi ricordo se ho già messo la Trick Room, sinceramente non me lo ricordo. Lui va di Surf e lo reggo alla perfezione perché ho la Salt Vest e sono un dannatissimo Excavalier. Vado di Mega Corno, proprio potente, tantissimo, che one shot Latias. Probabilmente qui lui aveva sottovalutato la potenza di Excavalier, oppure semplicemente si è distratto perché eravamo in chiamata su Skype e stavamo parlando anche di altre cose mentre lottavamo. Lui finalmente attiva il Bijou normale e mi fa tentennare con il suo bruciapelo, e il caso vuole che la Distorta Zona se ne va. Io decido di non cambiare perché resisto alla perfezione tutte le sue mosse e qui vado di Privazione. Per il semplice fatto che, mi aspettavo uno switch o qualcos'altro. Lui manda in campo il suo Mega Pidgeot per costringermi a cambiare, dato che avevo paura di un'onda calda che sarebbe arrivata sicuramente. E quindi, dato che arriva un'onda calda, chi meglio di un Dragon può reggere un'onda calda? Quindi mando Iris, che regge alla perfezione l'onda calda, cioè non proprio. Vado di Sbigo Attacco e addio Goku. Oh mio Dio, 20% di batteria nel telefono, devo sbrigarmi. Cioè, non è che posso sbrigarmi, ma dettagli.
Entra in campo il suo Rotom Calore perché è pronto a bruciarmi. Infatti cerca di bruciarmi, evita l'attacco. Dragartigli. Li faccio non tutto sto granché e questo mi ha fatto capire che molto probabilmente quel Rotom era un difensore fisico. Lui va di nuovo di fuoco fatto, stavolta non missa, che sarebbe stato il terzo fuoco fatto che avrebbe missato, cioè il terzo. Io qui vado di sporco lancio così, tanto per, sperando di fargli più danni, ma a quanto pare non succede. Non so, non so cosa mi è preso qui. Qui mi sembra che decido di far rientrare Iris per poter mandare in campo Audino, utilizzare Rintoccasano, utilizzare Desiderio e tutte quelle robe lì. Lui va di vampata e mi critta, ragazzi. Questo crit non sapete quanto mi ha fatto rimanere male. Io sono, purtroppo, sono decisamente più lento e non posso far nulla. Cioè, avrei potuto potevo provare a metterla a Crick Room, ma come potete vedere non reggevo un altro colpo. E quindi addio Mega Audino. E quindi addio anche al mio ultimo Pokémon che poteva settare la Crick Room nel team. Di solito nel mio team Crick Room metto sempre al minimo 3 Pokémon, cioè metto sempre 3 Pokémon che possono settare la Crick Room, ma con questo team mi sono visto meglio con soltanto 2 Pokémon. Qui vado di privazione per poter ritogliere quegli avanzi e quindi evitare che recuperasse troppa vita in troppo tempo, così, cioè, volevo evitare che, sì, avete capito. Qui va di vampata e anche se aveva l'attacco speciale dimezzato, ho comunque la difesa, la debolezza per 4, nonostante il 110 in difesa speciale. Ho soltanto 4 investimenti d'attacco in difesa speciale. Qui, devo smettere con questo qui. Lui va di nuovo di vampata e io vado di Dragartigli, sperando di buttarlo giù il prima possibile, perché se avrei mandato Duvot, che era il mio ultimo Pokémon, l'avrebbe shottato con Fulmine, oppure semplicemente l'avrebbe stollato con, come cavolo si chiama, con fuoco fatuo. Io continuo di Dragartigli, essendo la mossa con cui consumo più danni. Faccio un brutto colpo che probabilmente mi ha salvato la partita. Qui rimango con 2 punti vita e io, essendo sicuro che lui sarebbe andato di vampata per farmi KO, sono andato di Sbigo Attack, quindi sono riuscito a mandare KO il suo Rotom Calore. Entra in campo il suo Ludicolo, il suo ultimo Pokémon rimasto, assieme al mio Bonefighter, con cui volevo provare a fargli dei danni. Lui va di vampata, di idrovampata. Essendo questo un Pokémon da Crick Room, è in grado di resisterne una, quindi vado di sdoppiatore, essendo la mossa più potente che posso fare. E i danni, ragazzi, i danni di Marowak. Purtroppo non lo manda KO, e quindi un'altra idrovampata e bye bye Marowak. Ma Bonefighter ci saluta, era da un casino di tempo che non ti utilizzavo e sono stato felice di utilizzarti di nuovo. Adesso è arrivata la fine della lotta. Il suo Ludicolo contro il mio Shellsword. Io ho la vita più o meno piena e lui va di Giga Assorbimento. E i danni, ragazzi, che mi fa sono davvero tanti, perché sono un Pokémon di mezzo, non ho le Violite ma ho la Choice Band. Quindi Forbice X e bye bye Grass. Quindi, tutti voi che mi avreste preso in giro perché utilizzo Devot, sucate, perché ha resistito a un fulmine, anche se non è più comunque un Pokémon forte. Ha resistito a un fulmine e ha one-shottato, no, non è proprio one-shottato, ma ha fatto tanti danni a Ludicolo. Devot for Ubers, ragazzi, ricordatelo sempre. Comunque, ringrazio Fede per questa lotta, è stata una lotta davvero bella, quando mi ha mandato KO Audino, io l'avevo proprio vista finita la lotta. Per me era finita, perché senza Crick Room i team Crick Room non fanno molto. Però mi son ricordato giusto alla fine che possono fare qualcosa, essendo Pokémon da Crick Room, non ho bisogno di investimenti in velocità, e quindi posso mettere gli investimenti in cose più utili, tipo le difese. Ed è per questo che sono riuscito a resistere quel libro vampata di Ludicolo. Quindi, andate a iscrivervi al canale di
Federico H. Double Wise e andate a iscrivervi al gruppo Facebook Pokémon Horas Ita. Noi ci vediamo con un prossimo video, ciao a tutti!